Rieccoci dentro i fatti, abbiamo visto la situazione che riguarda alcune regioni, sapete che le stiamo monitorando una per una per capire il progresso o recesso del Covid e pare di capire che questo benedetto, maledetto plateau sia stato raggiunto e si vada o si andrebbe via via a scendere. L'economia invece scende, c'è un vero e proprio crollo nei consumi. L'avevamo già sperimentato questa primavera a ridosso dell'estate, poi c'era stata la ripresa, il rimbalzino e adesso di nuovo con le aree rosse il crollo e questo in vista del Natale. Feste sobrie, ha incitato Conte, molti si sono arrabbiati, ma quale sobrietà? Allora, è con noi Mario, no, Lino Enrico Stoppani di Confcommercio. Benvenuto. Buonasera, grazie per l'ospitalità. Dottor Stoppani, ecco, allora ci dà lei il quadro, poi vediamo il servizio, il quadro flash della vostra situazione di crisi. È un quadro assolutamente a tinte scure perché quelli che sono due grandi problemi collegati, da una parte al rallentamento dell'economia, l'altro aspetto collegato a nuovi provvedimenti di chiusura dell'attività commerciale, disegnano un quadro delle strategie a tenere, una previsione di perdita nel 2020 si avvicina a 100 di euro su 100.000 sono cifre spaventose che tra l'altro anche in sicurezza del 2020 insomma la situazione. Senta, dottor Stoppani, facciamo così, siccome arriva a scatti, si è capito il suo ragionamento, ma ogni tanto salta qualche parola che le dice sono parole importanti. Vediamo di perfezionare il collegamento audio. Intanto nel servizio riassumiamo la situazione. Consumi a picco già da ottobre, si registra una riduzione dell'8%, in sofferenza in particolar modo il settore del turismo, ma è con le chiusure su base regionale di novembre che il calo si trasforma in crollo. L'osservatorio Confimprese EY stila la mappa. Il dato più preoccupante è quello relativo alla Campania, la regione più colpita, dove la contrazione di spesa è del 31,5%. Seguono Lazio, Sardegna e Liguria. Analizzando invece città per città, è Firenze, con una frenata dei consumi del 42,8%, quella maggiormente penalizzata, seguita da Genova, Brescia e Milano. Ma sono tutte le città d'arte a soffrire della mancanza di visitatori, specie i big spender stranieri. Tra i settori più colpiti, i centri commerciali che con le chiusure del weekend registrano un meno 55% negli ingressi. Fermo il mondo della moda con abbigliamento e accessori a meno 48% e la ristorazione con un meno 46,7%. Pesa sulla spesa degli italiani il pessimismo dovuto al susseguirsi delle restrizioni territoriali, che blocca i consumi ed è indice di una situazione economica difficile, oltre alla difficoltà oggettiva di fare acquisti. A fare paura agli esercenti c'è poi la concorrenza dei colossi del web e la crescita esponenziale dell'e-commerce. Così da Milano arriva l'appello, con un video realizzato da Confcommercio in vista del Natale, in cui chiedono a gran voce: comprate nei nostri negozi. Ecco, credo, se la regia ci aiuta di poter restare sul video di Confcommercio, abbiamo perfezionato il collegamento con Lino Enrico Stoppani di Confcommercio, così meglio sentiamo il suo ragionamento sulla caduta dei consumi. Saluto anche però Mario Resca, che è il presidente di Confimprese. Benvenuto anche lei, dottor Resca. Ragioniamo però intanto sul Buonasera. commercio e su questa curva che scende, scende, scende. Prego. Stavo dicendo prima, insomma, che quella che è il dato è stato ben espresso nel servizio che avete appena trasmesso, insomma, che è collegato poi a questo crollo dei consumi a due fenomeni. Prima il rallentamento economico collegato alla debolezza strutturale del nostro paese. L'altro paese sono gli effetti delle chiusure con i provvedimenti che toccano regioni rosse e arancioni gialle che producono due effetti. Un primo effetto economico, insomma, di impedimento all'attività, ma anche quel cosiddetto effetto cicatrice che trasferisce paura nei consumatori, azzerandone quella che è la propensione al consumo. Qui una situazione assolutamente drammatica, una previsione di perdita di consumi nel 2020 di circa 120 miliardi di euro, 120 miliardi su circa 900 miliardi. Miliardi sono cifre spaventose che mettono a Spaventoso. rischio la tenuta economica del tessuto commerciale del paese. Senta, dottor Stoppani, noi stiamo vedendo mentre lei parla lo spot che invita a comprare italiano.
a riaccendere le luci delle nostre città così tristi in questa fase, soprattutto di sera, così malinconiche. Ma l'e-commerce quanto vi sta danneggiando, se vi sta danneggiando? Beh, è chiaro che il commercio elettronico rappresenta una delle grandi novità che ha avuto un'accelerata con i problemi collegati alle situazioni di lockdown e di chiusura delle attività commerciali. È chiaro che però sostenere i negozi di vicinato, come ha fatto Milano con questa iniziativa, ha anche una finalità sociale, perché i negozi, i ristoranti, i pubblici esercizi sono anche la rete distributiva della socialità, che favoriscono quelli che sono i temi della coesione sociale, che hanno anche un grande valore economico e che tengono viva, sicura, animata la città con tutti quelli che sono anche i valori sociali collegati all'attività di commercio, che ha anche un forte rapporto relazionale con la clientela. Il commercio elettronico lo subiamo, tra virgolette, è una novità, ma qui più che impedirlo vorremmo che ci fosse introdotta una equa tassazione, che oggi non esiste, insomma, che sono gestiti dalle piattaforme internazionali con la veicolazione, la ventilazione di dividendi presso i paradisi fiscali a danno poi dello stesso paese. Certamente è un tema italiano, è un tema europeo, è un tema di sfida anche tra l'Europa e le grandi compagnie dell'e-commerce, le conoscete, i nomi li conoscete tutti, inutili che li facciamo adesso qui. Mario Resca, Confimprese, benvenuto. Sangue, grazie, grazie a Mario Resca, così come ringraziamo molto Lino Enrico Stoppani di Confcommercio, grazie di essere stati qui con noi a TGCom 24, pausa brevissima.